Questa è una PlayStation 1 primo modello, ma avrete già sicuramente notato che non è affatto come tutte le altre in commercio. Sony chiamò questa variante SCPH-5903, ma è più comunemente nota con il nome di PlayStation Video CD. In questo video vi parlerò di questo modello e arriverò fino ad aprirla per vedere al suo interno che cos'è quella cosa che la rende una versione così particolare. Io sono sempre il vostro Manu The Det, bentornati qui sul mio canale. Prima di cominciare con il video, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina qua sotto se non volete perdervi nessuno dei miei video. Vi ricordo inoltre di lasciarmi un mi piace a inizio o fine video se il video mi è naturalmente piaciuto. Sono veramente tre semplici click che vi chiedo, ma mi aiutano un sacco a crescere come contenuti e come canale qui su YouTube. Come ben tutti noi sappiamo, le console da gioco sono state inventate e create per poter essere utilizzate con i videogiochi. So che questa affermazione è palesemente scontata, un po' come se io avessi scoperto l'acqua calda, però il fatto è che questo modello si estrania in gran parte da questo concetto. Negli anni della prima PlayStation, Sony idealizzò qualche versione particolare dedicata al suo cuore pulsante fatto di videogiochi. Subito mi viene in mente la bellissima PlayStation Netia Rose, un modello ordinabile solo tramite Sony e che era stato proposto a quel pubblico di videogiocatori interessati nello sviluppo e nell'apprendimento di come realizzare e sviluppare videogiochi. Questo modello derivava dalla versione ufficiale del Development Kit, di colorazione blu o di colorazione verde scuro, che veniva dato agli sviluppatori professionisti per appunto creare videogiochi. Invece la PlayStation Video CD quasi se ne sbatteva dei videogiochi. Certo, ci potevi comunque giocare, però non era quello il suo scopo principale. Questo modello era stato realizzato per andare a cercare gli acquirenti di quella fetta di mercato che poco e nulla avevano a che fare con i videogiochi, e mi riferisco naturalmente a quelli del settore cinematografico. Uscita nel 1997 e solamente in territori asiatici come Cina, Hong Kong, Malesia e India, cercava di farsi un nome abbracciando il formato video casalingo più popolare e diffuso, il video CD. Questo formato era stato ideato e sviluppato nel 1993 da alcune delle più famose compagnie giapponesi quali Matsushita, JVC, Philips e naturalmente anche la Sony. Utilizzava uno standard che fu denominato White Book e che stava a indicare la particolarità di questi dischi, che erano un ibrido tra il CD-ROM della Sony e il CD-i della Philips. Erano in grado di immagazzinare 74 minuti di video e di audio in formato MPEG 1. Senza entrare troppo nel dettaglio tecnico, si potrebbe dire che la qualità video era paragonabile a quella di una videocassetta. Naturalmente il formato era molto più piccolo e tascabile, e anche le opzioni di navigazione erano ben diverse rispetto a quella di una VHS. Questo formato, predecessore del DVD video, era diventato così popolare in questi paesi che ancora oggi alcuni film vengono riproposti in questo modo, seppur non in via del tutto ufficiale, mentre nel resto del mondo fu dimenticato praticamente subito o non arrivò proprio del tutto. Ecco spiegato perché esiste una PlayStation Video CD distribuita in Asia, di colorazione bianca come il formato White Book della quale era compatibile. Sul retro della confezione sono spiegate tutte le features principali o i vari collegamenti al televisore, una cosa abbastanza standard per quanto riguardava tutte le PlayStation, e ha questa bella colorazione blu. È molto molto simile al modello 5900 senza lo 03, ma è anche molto simile al modello 5500. Insomma, sulla faccia dei 5000 di versione giapponese e asiatica, la colorazione più o meno era questa. All'interno della confezione c'è naturalmente il controller, che è il classico primissimo controller senza l'analogico. Molto bello, mi è sempre piaciuto questo controller, anche se era un po' piccolino. A meno, adesso che mi sono cresciute le mani, sicuramente il controller si è rimpicciolito. Poi ci sono naturalmente i soliti cavi video, cavo di alimentazione, e naturalmente c'è la console stessa. Ed eccola qua. Alla fine poi è una normalissima PlayStation, solo con una colorazione appunto bianca e la scritta Video CD qua sopra. Molto bella comunque, mi piace un sacco la colorazione bianca. Tra l'altro mi ricorda tantissimo
lo stesso colore che aveva il primissimo Game Boy, quello grosso, mattoncino, gigante. Penso si avvicina abbastanza a quel tipo di colorazione, o insomma a quel tipo di bianco beige che ha. Dietro ci sono le classiche prese, più anche gli spinotti della presa separate in composito, la porta parallela, naturalmente l'ingresso del socket per il video, per collegarlo sia in scarto che in composito separato. Questo modello è naturalmente compatibile sia con l'alimentazione a 110 volt che a quella a 240 volt. È una cosa che nei modelli asiatici ho spesso visto, perché naturalmente, essendo i territori molto variegati tra di loro, dovevano adattare il tipo di corrente all'interno appunto di questi territori, quindi facevano prima a renderlo compatibile con ambedue le alimentazioni senza creare due modelli separati. È una cosa che ho già visto spesso in questi modelli asiatici, quando li prendo spesso sono così. Sono un appassionato di cinema, negli anni ho comprato DVD, VHS, Blu-ray, però devo ammettere che sinceramente per quanto riguarda il video CD non è un formato che mi ha veramente mai interessato avere, collezionare o guardarci, insomma, i miei film preferiti. Però grazie all'amore che ho per la mia saga di The House of the Dead, chi mi segue qua sul canale sa benissimo che vado matto per questa saga, insomma vi viene incontro anche in questo caso con l'unico video CD che ho praticamente. Ed è purtroppo, il film di The House of the Dead fatto da Uwe Boll. Prima di torturarmi e mettere su quei pochi minuti di video che mi mostrerò di quel terribile film House of the Dead, ci sarebbe naturalmente da parlare per quanto riguarda i videogiochi. Perché sì, ok, legge i videogiochi, ma di quale regione? Beh, quelli giapponesi. Un'altra delle sue particolarità molto interessanti è quella di avere il menu in lingua inglese. Essendo una console giapponese, tutte quelle che ho visto hanno naturalmente il menu in giapponese, sia che abbiano avuto il menu vecchio, sia quello più nuovo come esempio in questo caso, però le scritte sono sempre tutte in giapponese. In questo modello invece, essendo asiatico, le ha in inglese, una cosa molto molto particolare. Let's go Jack, let's go Jack. No, 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 no. Let's go Jack. Ah, come dite? Ah già, il film. Ah, va bene. Bene, dopo aver inserito il disco, questo è il menu principale, molto semplice. Si può riassumere da dove si era interrotto il video, oppure rifarlo partire da capo. Addio. Con i tasti dorsali è possibile spostarsi alle tracce, fermare il video, fare alcune cose abbastanza basilari che poi sono cose che poi si sono trovate nei DVD, sono diventate delle cose abbastanza standard. Però l'interazione è veramente molto molto basilare. Ma vi rendete conto che sono stato uno dei poveri scemi che è andato al cinema a vedere sto film? Ed ero anche riuscito a convincere un mio amico ad andarci assieme a vederlo. Sapete, al di là del film pessimo, mi sono sempre chiesto: ma per quale cazzo di motivo in alcune scene di intramezzo hanno messo le schermate o dei gameplay del gioco con il filtro, quello che inverte i colori tipo Paint? Cioè proprio a cacchio, proprio a cacchio. Ma non ce la faccio a guardarlo, ragazzi. Comunque sia, l'idea, cioè, è questa. Cioè, il film è questo e si vede così. Tra l'altro si sta vedendo pure male. Oddio, no, no, fermiamo sto schifo. Sapete cosa facciamo? L'apriamo e vediamo dentro com'è fatta, che è forse molto più interessante che vedere sta schifezza qua. Decisamente più interessante. Rimossa la scocca principale, i suoi componenti interni sono piuttosto standard, passando dall'alimentatore di forma lunga sulla sinistra fino al lettore CD che è contenuto all'interno di tutti i modelli. Il pezzo forte si trova sotto la griglia metallica. La scheda madre è un'esclusiva revisione chiamata PU16, basata sui modelli SCPH5000, ed ha in aggiunta la PCB superiore, che è poi quella che rende speciale questa versione, ovvero un decodificatore convertitore dei video CD che si integrava nel BIOS della console e nei suoi componenti principali.
Alla fine si trattava di quei moduli esterni che venivano venduti in Asia e che avevano esattamente lo stesso scopo, solo che in questo caso era tutto ufficiale made in Sony. Sono abbastanza convinto che se il video CD avesse avuto un'importanza, diciamo, maggiore a livello globale, beh, questo avrebbe sicuramente aiutato un po' di più a vendere console, quantomeno a quelle persone che non erano interessate prettamente ai videogiochi, ma volevano semplicemente guardarsi i loro film preferiti. Un po' come era successo quando uscì PlayStation 2, che difatti era al lancio il lettore DVD più economico, quindi chi cercava un lettore DVD per guardarsi i film e non tanto era interessato ai videogiochi, era sicuramente una prima scelta. Poi non ha ovviamente fatto super vendite o super incentrato le vendite, però sicuramente questo fattore ha aiutato a vendere queste console. Invece voi ragazzi conoscevate questo particolare modello di PlayStation? L'avevate mai visto o sentito parlare? Oppure siete dei cinofili e magari avete a casa delle pile alte così di video CD? Cosa che io non ho, e l'unico che ho è di un film che odio, di una saga che amo, quindi amore e odio. Se vi piace la prima PlayStation vi rimando qua sul mio canale a guardare la mia collezione in merito a questa fantastica console, e in più vi linko anche un video un po' vecchiotto dove avevo parlato di un clone PlayStation. Incredibile, ma esistevano anche i cloni della PlayStation, molto rari e oscuri. Vi consiglio di andarla a vedere perché è un video molto interessante. Bene ragazzi, con questo video è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo come sempre a un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi!